is the Ricardo Sada News. Adesso questa invece che galleria è? Che parte? Questa praticamente fa parte di una serie sui lavori di Giampaolo Sbura, che è un fotografo di moda. Ho preso 10 suoi scatti e li ho reinterpretati a piacere mio. Qui c'è un confronto tra una bellezza antica e la bellezza moderna. Questo era uno scatto che credo sia uscito su Vogue Germania. E poi ho giocato un po', ho scritto Blind Date with Batman and Robin, immaginando un menage a quattro dove Batman e Robin cercavano di mitigare la loro omosessualità, quindi uscivano queste due. E questo invece rappresenta la glorificazione del fotografo, anche perché questo praticamente è un processo di riappropriazione della pittura, perché io nel manifesto che ho pubblicato praticamente spiego che la fotografia agli inizi del Novecento ha soppiantato la pittura, perché ormai non era più necessaria la pittura per descrivere, e quindi la pittura è diventata espressionismo, surrealismo, inconscio. Però si è staccata così dalla comprensione comune delle persone, cioè adesso le persone fanno comunque fatica a capire la pittura, perché hanno sempre bisogno di qualcuno che gliela spiega. Vedo anch'io la gente che viene qua e mi chiede: mi spieghi i quadri? Io ve li spiego anche, perché io so che cosa dipingo, però mi piace vedere la gente che si mette di fronte a un quadro e rimane colpita dal colore, dalle forme, cioè non necessariamente devi avere qualcuno che ti dice questo rappresenta... No, perché comunque tu devi avere una tua sensazione personale. Questa è la glorificazione di questo fotografo, che diventa lui oggetto pittorico. E c'è questo quadrato magico, Satora, Repotenet, Opera Rota, sono tutte citazioni comunque culturali, perché queste qui facevano parte, venivano messe sulle prime basiliche cristiane, però si pensa che siano cose molto più antiche, perché comunque lo leggi, da qualsiasi parte leggi sempre la stessa cosa, sia in un verso che nell'altro. Questo è uno scatto suo di Naomi Campbell, dietro c'è 7 opere di misericordia, questo è il teschio di Damien Hirst, che è, tra l'altro, è anche a rilievo, cioè le superfici, se si tocca si percepisce proprio la pennellata, e l'ho fatto apposta perché dovrebbero rappresentare dei diamanti quelli, perché la sua opera è incastonata di diamanti. Questo è il Demiurgo, praticamente ho preso uno scatto di questa campagna pubblicitaria di scarpe e ho aggiunto Robert Mapplethorpe, che era un fotografo che praticamente ha lanciato tutto il genere di fotografia moderna che vediamo, contrastata in bianco e nero, oppure una fotografia molto forte sessuale. Infatti sono presenti dei falli qua, e lui scattava dei fiori proprio con una poesia pazzesca. Infatti ci sono anemoni, orchidee. L'anemone rappresenta la desolazione, le orchidee rappresentano una delicata bellezza. Il demiurgo era colui che secondo gli alchimisti ci ha creato per sbaglio con 7 arconti. Questo è Papa Don't Preach. C'è tutto un riferimento al nazismo comunque qua dentro, perché suo padre, il padre di Verushka, era stato praticamente ucciso perché aveva partecipato al complotto per uccidere Hitler. E lui, quando ho visto questo scatto, perché lo scatto originale è questo, fondo bianco, e ho visto lui, mi ha dato l'idea del portiere di notte, quindi ho associato questa cosa. Poi lei è sempre stata una delle mie preferite. Questo invece è uno scatto, lo scatto originale vedeva solo Uma Thurman, ho aggiunto praticamente lei come se fosse su un cartellone pubblicitario, ho citato Je t'aime moi non plus perché è un film di Serge Gainsbourg che parla di un camionista gay, e lui, Rock Hudson, è stato scoperto da dei produttori di Hollywood e quando era giovane faceva il camionista e lui era omosessuale. Infatti per il fatto che lui si sia ammalato di AIDS ha portato alla ribalta proprio il problema, e da lì ha iniziato a sensibilizzare anche l'opinione pubblica sulle problematiche dell'AIDS, ed è per questo che ho dipinto tutta questa cosa. Questo invece è Bevete più latte, ci sono citazioni di Fellini, di Bevete più latte, che è un film che è presente in Boccaccio 70. C'è Arancia meccanica con Alex Delarge dietro, c'è il Coroba Milk Bar, e in primo piano c'è questa ragazza che subito mi ha fatto pensare ad Anita Ekberg. Lo scatto originale è questo, ed è una campagna per del gioielli, ed è uscita, se non sbaglio, in Brasile, non so se su Vogue.
Questa invece è una citazione del fotografo di una foto di Helmut Newton. Io appena l'ho vista mi ricordo esattamente lo scatto di Helmut Newton dove la modella era nuda. Lui l'ha rifatta vestita, io mi sono permesso di mettere dietro il cagnolino di Jeff Koons perché praticamente io questo quadro l'ho intitolato Iside, come se lei fosse un'Iside moderna. Parigi, gli antichi dicono che si chiami così perché era Par Isis, quindi vicino al tempio di Iside, e quindi questa rappresenterebbe anche una sfinge, il cagnolino di Jeff Koons. Qui abbiamo un trio, ho giocato praticamente sul fatto che lei, Carolina Kurkova, in questo scatto sembra Marilyn Monroe, e quindi siccome mi piaceva molto questa fotografia che è uscita su Life, credo nel 1959, adesso la data precisa dovrei controllarla, ce l'ho perché ho un PDF dove ci sono tutte le spiegazioni di questi quadri, e mi piaceva il fatto che ci fosse una donna in primo piano e non un uomo che tra l'altro era il presidente degli Stati Uniti d'America, quindi il fatto che lui volesse già cambiare il tipo di comunicazione e quindi adottare un profilo più basso come si utilizza adesso, questo avveniva più di 60 anni fa. Questo io l'ho intitolato Il Naufrago, lo scatto originale non aveva fondo nero ma bensì il mare, io l'ho reso un po' più barocco, il melograno rappresenta la stupidità e l'ho intitolato Il Naufrago perché praticamente mi volevo contestare questa cosa di questi personaggi che adesso si fanno spedire sulle isole e stanno lì a fare questa vita sacrificata solo per ottenere fama, successo e quant'altro. Questo è uno scatto di Julian Moore e ho voluto prendere un fotogramma di un film che lei ha interpretato che si chiama Far From Heaven, dove c'è questa Plymouth del 57, che tra l'altro su questa macchina si potrebbe anche parlare per ore perché l'hanno seppellita in una parte d'America per poi ritirarla fuori dopo 50 anni perché volevano vedere come sarebbe conservata. E tra l'altro ho scritto sopra Days of Wine and Roses perché ogni quadro mentre lo dipingevo ascoltavo un certo tipo di musica e quando dipingevo questo ascoltavo un pezzo di Henry Mancini che si chiama Days of Wine and Roses, è praticamente omonimo al film che uscì nel 54 se non sbaglio, ma mi piaceva proprio l'atmosfera. Questa invece fa parte di un altro lavoro ritrattistica, questo è uno scatto di mia sorella, molto contrastato e ho voluto semplicemente immortalare la sua bellezza in questo caso come ho fatto qui con Alain Delon e Romy Schneider in La piscina del 74. In primo piano però ci sono queste lilium rappresenta la regalità e mi piaceva questa immagine perché mi dava una sensazione di affetto, benessere, tranquillità. Kate Moss, lo scatto è di Ness van Lansverde, mi piaceva lei perché sembra un po' una regina greca in spiaggia mentre gattona, la trovavo abbastanza divertente. Questo è uno scatto di Terry Richardson, l'originale, anche se il seno l'ho rifatto perché era orribile quello della modella e gli ho cercato di creare un seno abbastanza appetitoso. Questo è uno scatto di Paul Newman, cioè un dipinto preso da uno scatto dei primi che utilizzavano per procurargli dei lavori e ho aggiunto le lettere sotto perché praticamente il ragionamento che mi è venuto immediato è questo. Noi vediamo immagini al cinema, però gli attori la prima cosa che vedono sono lettere perché si devono leggere dei copioni e fondamentalmente quelli campano vivendo di copioni. Questa è una richiesta che mi è stata fatta, anche se poi dopo l'ho interpretata a mio modo. Mi avevano chiesto praticamente un banalissimo frame di una scultura del Bernini, perché io ne ho viste già realizzate così, e ho cercato di interpretarla a mio modo, mettendo i miei blob dietro, perché adesso sono nel periodo dei blob, e c'è anche lì una citazione di Pomodoro in alto. È un po' di digitale, infatti questa si chiama Digital Analizziamo, anche perché quello che venivamo a vedere è proprio la parte posteriore. Fantastico.